Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now. Continuiamo il gameplay di Spider-Man. Allora, innanzitutto qui c'è un'altra torre. Sblocchiamo la torre radio. Hey, before you go, can you sign me from here? Ok. Ci sono un po' di zainetti qui intorno. Niente male, metà delle torri anticrimine. Il disturbatore con cui ho inibito le ali di Voltor. Quando Spider-Cop scende in campo, costi quel che costi, il caso viene. No. Non l'avrebbe mai ammesso, ma il capo iniziava ad apprezzare Spider-Cop. Il suo approccio trasversale era a suo modo rivoluzionario. Avrebbe cambiato idea, prima o poi. Richiedo intervento per un'effrazione. Reato nei pressi del Meatpacking District. E vai! Quando Voltur mi ha distrutto le lenti, stava per accecarmi. Ma mi ha dato... Ok. Harry mi ha lasciato un messaggio prima di partire per l'Europa. Ah, Pete, mi serve un favore. Uno dei progetti di mia madre riguardava delle stazioni di ricerca di pubblica utilità. Avevo avviato tutto... Harry Osborn. Sono lontano, c'è il rischio che la Oscorp decida di chiuderle. Potresti controllarle per me? Ho lasciato istruzioni su ciascuna. Grazie, amico. Una parte di mia madre vive ancora in quel progetto. Un laboratorio segreto. Mi renderà ricco, ma lui sembrava tenerci molto. Apri altre stazioni di ricerca in città per ottenere gettoni ricerca. Altre robe da cercare in aggiunta. Ottimo. Panoramica, guerra allo smog. Anche questa stazione controlla la qualità dell'aria, nello specifico monitora la presenza di agenti contaminanti nell'atmosfera. È un tema di estrema importanza per i cittadini. Ma i leader delle multinazionali non amano che l'opinione pubblica si concentri sull'inquinamento prodotto dalle loro aziende. Un paio di stazioni misurano l'inquinamento nell'aria. L'obiettivo è rilevare le sostanze contaminanti prima che raggiungano livelli tossici. Penso che la Oscorp speri nel fallimento del progetto, perché potrebbe inchiodarli alle loro colpe. La quantità di idrocarburi policiclici nell'aria è oltre i limiti. È in aumento. Di questo passo rischia di essere letale. Le particelle formano degli agglomerati, piccole nubi di smog. Posso attraversarle per prelevare dei campioni che mi aiutino a capire da dove arrivano. Ok,
quanto nocive, dovrò passare in mezzo a quelle nubi. Perché queste nubi siano visibili a occhio nudo, il livello di tossine deve essere alle stelle. Riesco a entrarci dentro. Ottimi dati, o meglio, dati utili su sostanze pessime. Ce l'ho! Qui c'è una fabbrica vera e propria. Sembra di respirare da un tubo di scappamento! Starò spaventando la gente! Tanto per cambiare! Tossina proviene da due modelli di auto e da una ciminiera difettosa. Servono foto.
Oh, non riesco a trovare sto zaino, ragazzi. Allora. Perfetto. L'altra macchina è di qua. Ottimo uso della luce. Proprio primo piano. Miglior ritratto di ciminiera. Ora tocca al Dipartimento di Protezione Ambientale. Dovrei preparare un costume verde per la giornata della Terra. Ok. La stazione di Harry ha risolto una crisi sanitaria. Per la Oscorp sarà complicato negarne l'utilità. Spider-Man. Shocker è fuggito. Sta svaligiando una banca sulla 31esima East. No. Che è successo? Non era dietro le sbarre! Esatto, ma una delle guardie l'ha fatto gentilmente uscire dalla cella e gli ha ridato il costume. Avrei scommesso che lavorava per qualcuno. La guardia ha detto qualcosa? Non molto, visto che è morta. Chi ha architettato l'evasione di Shocker non voleva testimoni. Cavolo. A giudicare dalle telecamere, la guardia sembrava in stato di trance. Inoltre, ma potrebbero essere state le luci, i suoi occhi sembravano luminosi. Inquietante! D'accordo, vedrò di ottenere qualche informazione direttamente da Shocker. Sui demoni. A quanto pare hanno acquisito potere approfittando del vuoto lasciato da Fisk. Sono stato io a toglierlo di mezzo. Jameson aveva ragione. È tutta colpa mia. E qual era l'alternativa? Permettere a Fisk di giocare al padrino? Ma stai bene, sembri più depresso del solito. Potrei aver perso il lavoro. Il comune, ovvero Norman, ci ha tagliato i fondi. Oh, Pete, mi dispiace. Se Harry fosse qui potrebbe far ragionare suo padre. Ma troverete altri finanziatori, vedrai. Il vostro lavoro è troppo importante. Grazie, MJ. Ci sentiamo dopo. Scusate. Tutte le unità, un testimone ha appena segnalato un rapimento. Dayars, reato segnalato da testimone. Con questa fiala di sangue di Lizard sono riuscito a creare una cura per il dottor Connors. L'IA del costume può indicarmi l'area migliore in cui cercare la vittima.
Traccia termica di un corpo in quest'area. Resisti, ti tiro fuori. Credevo di morire. Grazie mille. No, non di nuovo. Sono qui! Eccole. È violazione di proprietà privata! Stai in volo! Come lo colpi? Ha colpito! Indietro, idiota! Toglietemela di dosso! Tirai molto e ti sbatto! Niente. Un'effrazione in corso, dove? Il Daily Bugle. Testata prestigiosa. Soprattutto ora che Jameson è in pensione. Questi Fisk mi ha pestato a sangue. Quanti ricordi disseminati in giro. Allora, di nuovo alle prese con Shocker. Herman, da quanto tempo? Non sono un avvocato, ma non stai violando la libertà vigilata? Ops, siamo bloccati qui. Giochiamo a obbligo o verità? No? A schiaccia pollici? Ok, a pugni in faccia. Wow, ora i tuoi guanti sono digitali, eh? Come preferisci. Vuoi combattere? E allora combattiamo! Amico, voglio sbatterti in galera per parlare di scienza con te. Ricordi il nostro primo scontro? Oh, mamma. Io ero giovane e stupido. Tu, solo stupido. Tu parli troppo! È questione di punti di vista. Per dire, con quale standard si calcola la corretta quantità di parole? E chi ha stabilito il rapporto ideale tra parole e silenzio? Tra l'altro, come andrebbe misurato? Parole al minuto? Sillabe al secondo?
O è una questione di quante parole si usano per esprimere un singolo concetto? È così soggettivo! A parere mio, c'è chi parla troppo poco! Per esempio, del loro misterioso mandante! O la persona per cui lavorano, cose così! Sì, tanto sono morto. Ricordi il nostro primo scontro? Io ero giovane e stupido! Tu, solo stupido! Tu parli troppo! È questione di punti di vista! Per dire, con quale standard si calcola la corretta quantità di parole? E chi ha stabilito il rapporto ideale tra parole e silenzio? Tra l'altro, come andrebbe... Aia! Parole al minuto? Sillabe al secondo? Ok, posso finalmente danneggiarlo! Perché lo fai, Herman? Perché altrimenti ti uccideranno! Arriva! Abbiamo... porca miseria! Non mi lascia il tempo di lanciargli la roba addosso. Ricordi il nostro primo scontro? Io ero giovane e stupido. Tu, solo stupido. Tu parli troppo! È questione di punti di vista. Per dire, con quale stanco posso finalmente danneggiarlo. Che cazzo? Perché lo fai, Herman? Perché altrimenti ti uccideranno! Se confesserai, ti aiuterò! Vorresti aiutarmi? Lasciami tenere i colpi, allora! Mi spiace, ma non posso! Prendi! Merda. Sai, ormai la gente non va più in banca. Hai avuto fortuna con quei contanti. Ma se vuoi rapinare una banca... prova il day trading. È di gran moda. Ah, aspetta, aspetta. Oh, no! Oh, andiamo, Herman! Se mi dirai per chi lavori, ti farò avere uno sconto di pena. Se parlo, sono morto. Sono stati molto chiari. Se mi dirai per chi lavori, ti farò avere uno sconto di pena! Se parlo, sono morto! Sono stati molto chiari! Dobbiamo riuscire a evitare le varie... Ti farò avere uno sconto di pena! Se parlo, sono morto! Sono stati molto chiari! Ok,
scilla di testa! Mi preoccupi, Herman! Non è da te avere paura di qualcuno! Ma nemmeno se siano dei qualcuno o dei qualcosa! Non so che si nascondano quelle maschere! Aspetta! Hai detto maschere! Questi tizi in maschera, cosa faranno con i soldi? Porco Dio, ma come cazzo? Dopo questo colpo io ho chiuso! Arrenditi e ti proteggeremo! Sì. Possibile! Tu non hai idea! Credimi! Ok! Brutto figlio di... Ultima opportunità di arrenderti! Sono serio! Sta fermo! D'accordo, prima scherzavo! Ma questa è l'ultima, ultima opportunità! Giuro! Ah, non si muove! Non hai detto... Per favore! Scusa, Herman! A volte le sfortune ti piombano addosso, letteralmente. Però, dai. Non è stata neanche troppo difficile. Era terrorizzato, disperato. E all'improvviso questi demoni sono ovunque. Ok. Ok, Yuri, Shocker è tutto tuo. Ottimo lavoro. A Raft lo aspetta una cella speciale tutta per lui. Non ci sfuggirà ancora. E poi credo proprio che stesse lavorando per la Banda dei Demoni. Banda dei Demoni? Sembra un titolo del Daily Bugle. Ehi! Il Bugle è un organo di stampa rispettabilissimo. Su questo avrei da obiettare. Beh, allora, so che alcuni dei loro reporter sono in gamba. Comunque, un altro hai ricevuto altri di rapporti di su questa banda di... tizi in maschera? Ti aggiornerò appena possibile. A proposito, quanti danni hai causato dentro quella banca? Credimi, non vuoi saperlo. Non dovevo chiederlo. Il combattimento con Shocker è stato lungo. Devo rimettermi in pari con gli eventi in città. Nell'ottica di fuga chimica, nell'ottica di migliorare la qualità dell'aria, uno dei problemi maggiori è identificare l'origine degli agenti ipertossici a basso numero di particelle, ovvero sostanze che scatenano reazioni fisiche anche se assunte in quantità minime. Questa stazione ha il compito di limitare gli rischi, prendendo in esame specifici particolati inquinanti. Ehi, questa stazione rileva il particolato nell'aria. Potrei spiegartelo con qualche parolone scientifico, ma in sostanza, quando è troppo fa male. I valori sono allarmanti, ma qualcosa non quadra. Devo testare le emissioni qui intorno per capire cosa sta succedendo. Ma ho già altri problemi. Il campionatore rileva particelle tossiche. Meglio controllare. Potrei iniziare da qui, fumi di vapore. Qui c'è qualcosa di troppo. Serve un'analisi più approfondita. Ok. Thank you.
mercurio, combinato con qualcos'altro. Ma cosa? Il problema non è confinato a un edificio. Ci sono molte persone a rischio. Premiere T per... Ok. Seguiamo la tubatura. Vediamo cosa scopro da qui. Ok. Potremmo fare questa e questa. Ma è cagata, eh. Questo qua meno uno e due. Acido nitrico. Quello. Ma non è tutto. Sono sulla pista giusta. Devo solo seguire la traccia. Il problema è più serio del previsto. L'intero quartiere è a rischio. Un'altra tubatura. Qui c'è una puzza d'inferno. Vediamo okay. Di scoprire cosa contiene. Questa qua metterei questa. Più questa. Etanolo. Ma perché mi suona familiare? Ah boh. Etanolo. Perché mi sembra così familiare? Mercurio con azoto ed etanolo. Devo continuare a seguire la traccia. Alla fine dovrò avvisare i servizi sanitari per un controllo sui residenti. Identificato il problema. Quei barili stanno rilasciando sostanze caustiche nelle tubature. Devo ripulire l'aria in fretta. Calcio e silicio migliorano la capacità di assorbimento del cemento. Non c'è modo di risolvere il problema senza sporcare. Scilla in volo e lancia i sacchi di cemento per liberare i minerali e neutralizzare il veleno. Potrei rimanerci secco. Devo tenermi più in alto di questa roba. Aspetta. Buono.
Cottiaz. Qua. Uno di meno. Ok, funziona. Un altro paio di barili. È tossico, eh? Ma che cazzo di salti fa? Dove siamo qui? Quindi premuto L2 e premio R1. Deve finire in tragedia. La stazione di ricerca di Harry ha dimostrato tutta la sua utilità. Ehi, ho esaminato i rapporti sui demoni. Vedo che hai cambiato idea! Sembrano fuori controllo. Hanno attaccato le proprietà di Fisk. Stanno contrastando Fisk? Cavolo! Pensi anche tu quello che penso io? Guerra tra bande? Dobbiamo provare ad anticiparli. Quali sono i covi di Fisk che ancora non hanno colpito? Vediamo. Una pattuglia ha segnalato attività sospette nel suo cantiere navale di Portside. Grazie, Yuri. Vado subito. Ok. Allora, nel frattempo, vediamo se abbiamo sbloccato qualche costumino. Ecco, tipo sì. Tipo yeah. Allora, abbiamo sbloccati, sì, abbiamo sbloccato. Innanzitutto. Questo qua. Costume noir.
Costume Scarlet Spider. Allora, ogni costume ha un un'abilità. Note del silenzio. Gli nemici allertati non chiamano i rinforzi. Costume Scarlet Spider. Esca olografica. Realtà aumentata. Esche olografiche che stordiscono i nemici e si smaterializzano. Costume Stark. Chiama in azione uno spider robot che fornisce supporto in combattimento. Costume Guerra Segreta. Blackout Arsenale. Scarica impulsi elettromagnetici amplificati che neutralizzano armi ed equipaggiamenti dei nemici. Costume Spider Armor MK2. Corazza di piastre a polarizzazione magnetica. Il costume resiste temporaneamente a tutti i proiettili. Questo mi garba molto, mi garba molto. E io sbloccherei questo. Ok, che figata di costume. Potere del costume antiproiettile. Corazza di piastre. Ok. Concentrazione marziale. La biomembrana ibrida accelera la produzione di concentrazione. No, vabbè, facciamo questo. Ok. Questo lo possiamo sbloccare. Costume Scarlet Spider. Ok. Proviamo a usare questo qua. Esplosione contundente. Però non abbiamo getto in sfida. Abilità, vediamo. Allora, al momento abbiamo imbottitura al gel, scanner a lungo raggio, grandi proiettili. Ok. Va bene, ragazzi. Ehi, Yuri! Sai cosa combina Fisk in quel cantiere navale? Non ne ho idea,
Mando un agente a incontrarti sul posto. Si chiama Jefferson Davis. Lui conosce la zona. Ha talento e lavora da anni sul caso Fisk. Se esiste qualcuno informato su quel cantiere, è senza dubbio lui. D'accordo, ragazzi. Con Scarlet Spider ci vediamo al prossimo gameplay. Mettete un mi piace, iscrivetevi e alla prossima.